Inizia a rientrare l'emergenza rifiuti in città, dopo l'abbondante ripulita operata nella giornata di ieri, anche oggi in azione camion e furgoni per cercare di risolvere definitivamente un problema che stava iniziando a diventare una bomba igienico-sanitaria. In campo, oltre agli operai assorbiti dal comune e dal consorzio, anche gli uomini e i mezzi della Pedema Service e quelli dell'azienda paganese Sant'Alfonso Ecologia. Una task force che sta facendo davvero miracoli per riportare alla normalità Pagani. Città di Pagani pulita al 70% del territorio comunale. 300 quintali infatti si sversano quotidianamente dell'Helios di Scafati, un'altra parte ad una discarica autorizzata del Benevento e la restante parte a due camion allo stil di Battipaglia. Nella giornata di oggi gli interventi interesseranno la zona lungo via dei Gasperi e le zone rurali della città, quelle che portano al casello autostradale di Pagani, tanto per intenderci. La raccolta non ha tenuto conto di una corretta differenziata in virtù di un'emergenza che poteva diventare pericolosa. Anche l'ASL ieri ha dato la sua disponibilità dei suoi uomini e dei suoi uffici per una veloce quanto rapida derattizzazione e disinfezione dell'intero territorio dopo la raccolta dei rifiuti dalle strade. Poi toccherà ai cittadini iniziare a fare una corretta differenziata per evitare che con l'avvento della stagione calda si verifichino ancora situazioni di emergenza.